Sono nel quartiere Prati, davanti ad una delle università telematiche più importanti d'Italia, e ho raggiunto Grazia perché c'è insomma qualcosa che non va. È stata avviata una procedura di licenziamento per 47 di voi dipendenti e praticamente da un giorno all'altro, nonostante si sia tentato anche di trattare, non c'è nulla da fare. Nella notifica dell'inizio della procedura di licenziamento che è stata fatta come la legge ai sindacati, l'azienda all'inizio aveva addotto motivazioni di tipo economico. E poi ovviamente il sindacato ha richiesto, non è stato così, perché il sindacato ha richiesto i bilanci, ha richiesto appunto tutte le carte per analizzarle e abbiamo appurato che fortunatamente l'azienda gode di ottima salute. Pertanto c'è stata una specie di, hanno raddrizzato un pochino il tiro e le motivazioni che adesso sembrano evidenti sono la volontà di ristrutturare e di riorganizzare, riqualificare l'azienda e per questo hanno deciso appunto di mandare a casa 47 famiglie. Ma che cos'è questo, un restyling? Un restyling immagine? Cioè devono starci dei manager in giacca e cravatta giovanissimi, come funziona? Questa è un'azienda un po' strana, nel senso che di manager ce ne stanno tanti, è come dire, sono tutti generali, i caporali sono pochi, come ci ha detto qualcuno, quindi non si capisce bene, cioè, o meglio, noi abbiamo capito bene la loro strategia, però non... come posso dire, resta il fatto che mandare a casa comunque 47 persone non è proprio una cosa, con la quale iniziare a fare questa ristrutturazione organizzativa che loro dicono vogliano fare, anche perché parlano di espandersi all'estero, quindi comunque avranno bisogno di gente che non parli solo l'italiano e l'inglese ma anche altre lingue, parliamo di cinese e russo, quindi non so adesso di 300 dipendenti quanti dovrebbero parlare cinese e russo, quindi è un po', è una situazione molto sgradevole anche tra di noi come dipendenti, perché tu pensi tocca a lui, tocca a lei, io non c'entro niente, tanto io non sono scritto al sindacato, quindi mi salvo, quello che è scritto al sindacato sicuramente prima lui, poi io. Noi, ecco quello che diceva anche la collega Elisabetta, ci auguriamo che vengano comunque rispettati i criteri che loro hanno messo nella lettera, quindi fare una sorta di classifica graduatoria, non so, chiamala come vuoi. Una situazione pessima, non gradevole, perché oggi trovarsi senza lavoro, a prescindere dall'età, nel mio caso ancora peggio perché io ho appena compiuto 60 anni, andrò in pensione fra 7 anni, cioè è drammatico, dopo che lavoro da quando ho 18 anni, no? Tra l'altro sono un quadro, non che voglia dire nulla, perché in questo momento mi sento molto appesa al muro, più che avere un ruolo, come dire, con mansioni di coordinamento nei confronti di altre persone. Staremo a vedere come andrà a finire, speriamo di riuscire ad addivenire a una soluzione gradevole e benefica per tutti quanti, soprattutto per i dipendenti, che tanto potrebbero ancora dare a questa università, ma che invece evidentemente non sono ritenuti adeguati all'altezza delle aspettative che adesso loro si sono fatti. Tanti colleghi, anche io stessa, potremmo trovarci in mezzo a una strada, noi e la nostra famiglia. Ci sono colleghe che sono l'unico sostentamento della loro famiglia, colleghe che hanno mariti disoccupati. Cioè, no, poi non sappiamo, ecco, chi toccherà, e siamo molto preoccupate. Ci sono stati vari incontri nei quali il sindacato ha proposto delle soluzioni alternative inizialmente, ha proposto il ritiro ovviamente della procedura di licenziamento per questi 47 dipendenti e poi ha proposto alcune soluzioni alternative, come per esempio la formazione, chi meglio di un ateneo può formare i propri dipendenti, e quindi la riqualificazione di questi dipendenti, il rafforzamento di alcuni comparti dell'azienda che non sono adeguatamente strutturati, grazie, per cui anche addirittura la riduzione dell'orario di lavoro da full time a part time, e invece tutto questo è stato rifiutato categoricamente dall'azienda e adesso ci troviamo nella fase in cui purtroppo siamo venuti a un mancato accordo, quindi i primi 45 giorni sono terminati e iniziamo la fase con la regione. Una cosa importante di questa nota di licenziamento è che all'interno di questa procedura c'è una lista, ovviamente non di nomi e cognomi perché questo non sarebbe possibile, ma di comparti che l'azienda ha deciso di eliminare e nei quali i comparti vengono indicati i livelli da mandare a casa, quindi non ci sono i nomi e cognomi, ma
come se ci fossero.